grazie Domenico per l'invito. Io sono Carlo Zanni, faccio l'artista da una quindicina d'anni e utilizzando per la maggior parte dei miei progetti internet come mezzo principale per realizzarli. Quindi non solo come o anche come mezzo di distribuzione, ma soprattutto come materia prima. E nella mia ricerca non c'è, diciamo, un tema così principale che viene declinato in vari modi, ma c'è più che altro, sono un paio di caratteristiche che sono presenti più o meno in tutti i lavori che ho fatto in questa quindicina d'anni. La prima caratteristica è il fatto di utilizzare dei dati prelevati dalla rete per creare questi progetti che una volta lanciati si autogenerano e si trasformano con il passare del tempo grazie a questo flusso di dati di terze parti che vengono utilizzati. Questi dati di terze parti significa che praticamente questi dati non sono sotto il mio diretto controllo, quindi non so, possono essere dati o immagini provenienti dal sito della CNN. Questo significa che quando loro cambiano il modo con cui distribuiscono questi dati o smettono di distribuire questi dati, il mio lavoro ne risente al punto da terminare la propria esistenza. E poi vedremo degli esempi più avanti. La seconda caratteristica è quella di sperimentare dei modelli economici legati per vendere i miei lavori, modelli economici non così comuni nel mondo dell'arte e importati da altri ambiti, che può essere la televisione, la musica, la letteratura. Ora, avevamo concordato un titolo Arte e produzione dell'arte con Domenico e pensavo di iniziare e farvi vedere alcuni lavori, magari sottolineando aspetti legati alla produzione di questi. Poi ho pensato in questi ultimi giorni di focalizzarmi all'inizio su un po' l'ultima parte della mia ricerca legata a questi modelli economici, perché ho pensato che potesse poi darvi spunto, e adesso non so se sono degli artisti qui tra di voi o che vogliono fare l'artista, però insomma, soprattutto quando se avete a che fare con video e new media, la decisione di come vendere le vostre opere avrà un grosso impatto poi anche su come potete pensare di produrle. E non tanto poi dal punto di vista poetico e insomma di cosa diciamo trattate nei vostri lavori, quello rimane intatto, però va la scelta di un modello economico vi va a identificare e fa sì che venga sottolineata il vostro punto di vista sul mondo e la vostra posizione all'interno del mondo dell'arte, in modo molto netto. Quindi partiamo, iniziamo dalla fine, e per iniziare dalla fine iniziamo dal 1936, che è la data in cui Walter Benjamin pubblicò un testo di fondamentale importanza, che è l'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Probabilmente voi conoscete già questo testo perché è molto conosciuto, avete letto o riletto, ne sapete sicuramente più di me, quindi non entro nel merito, però vorrei focalizzare la vostra attenzione su un piccolo passaggio che è importante, e cioè quando Walter Benjamin, parlando di nuove forme d'arte come il cinema e la fotografia a quel tempo, e facendo dei paragoni con l'arte del passato, per dire la pittura, ci dice che praticamente queste nuove forme d'arte e cinema, per manifestarsi deve replicare se stesso, deve produrre delle copie di se stesso per esistere, e quindi entra, diciamo, in contrapposizione etica netta con tutto il tipo di arte precedente. Ora vediamo ai giorni nostri come funziona il mondo dell'arte, come si vendono le opere solitamente nel mondo dell'arte. Si vendono in un unico modo più o meno, funziona così. Diciamo che il mercato dell'arte, il mondo dell'arte cerca di vendere qualsiasi cosa in un unico modo, a prescindere che si tratti di video, media, sound, pittura, scultura, quello che volete.
e cioè nel cercare di avere se possibile un'unica copia, un'unica e un'unica esemplare, o cercare di restringere al massimo le copie, quindi non so, si parla di video in edizione di 3, in edizione di 7 o anche per la fotografia la stessa cosa, con un prezzo molto alto, sganciato completamente dal processo produttivo dell'opera. Non so, pensate a un quadro che può costare, non so, 200 euro tra tela e colori, che poi viene venduto a dei prezzi altissimi, anche subito quando uno inizia la propria carriera, quindi non c'è un collegamento tra i costi di produzione e i costi poi di vendita. Cos'altro? Altre caratteristiche sono il fatto di rivolgersi a una nicchia ristrettissima di cosiddetti collezionisti, col tentativo di raggiungere delle nicchie sempre più piccole e sempre più così influenti economicamente, perché questo poi a cascata si ripercuote in speculazioni, aste, il prezzo che cresce, la famosa bolla. Quindi un controllo spasmodico sull'oggetto e sulla filiera, al punto da avere dei contratti che prevedono che il compratore di una data opera presso una certa galleria, in caso poi decida successivamente, dopo qualche anno, di liberarsene perché vuole realizzare, perché più per qualsiasi motivo, abbia come primo interlocutore la galleria che gliel'ha venduto anni e anni prima. Quindi una forma di mercato estremamente particolare. Ora, tutto ciò, a prescindere dal discorso etico, che uno può piacere o meno, volevo dire, ci sono delle forme d'arte che alla fine della fiera con questo sistema più o meno possono anche funzionare. Cioè, ha senso venderle in un modo così controllato. Ad esempio, la pittura è unica di fatto. Chiunque dà la faccia, la faccio io, la fate voi, la fa chiunque, è unica, è un oggetto unico. Quindi, a prescindere dal valore culturale dell'opera, è un oggetto unico e come tale può essere gestito, può essere trattato, può essere venduto. Quindi è un modello che per un certo tipo di arte può funzionare. Diciamo che viene messo in crisi quando si tratta di parlare di un altro tipo di arte, non so, il video, in parte la fotografia, anche se poi con il discorso della stampa si equipara in certi versi a un oggetto e quindi a, non so, una pittura, e si viene messo in crisi ancora di più da quando si parla di new media, quando si parla di internet art, quando si parla di progetti che girano sul web, cose di questo tipo. Perché accade questo? Accade questo perché c'è una grossa differenza tra una pittura e un video, e può sembrare così abbastanza lapalissiano parlare di questo, ma sembra che il mondo dell'arte non si sia accorto che ci sia una differenza proprio intrinseca nel mezzo tra un video e una pittura. Ci sono due, secondo me, due differenze principali. La prima è che certe forme d'arte, come appunto la pittura o la scultura, possono essere viste davvero, e ha senso porsi questa domanda. Non so se voi avete avuto l'occasione di vedere molti Jackson Pollock nella vostra vita. Diciamo che la comunicazione, il mito, trasmette l'idea dei quadri di Pollock, del tripping, come qualcosa che aderisce alla superficie della tela, dove scompare il gesto pittorico e rimane la traccia della performance gestuale. In realtà molti dripping sono delle croste molto spesse, e sono che visti poi tramite una fotografia su un libro danno l'idea di qualcosa di completamente piatto, ma nella realtà sono pieni di mozziconi di sigarette, tappi di latte, di colore, dei chiodi, sporco di ogni genere che viene accumulato e viene buttato sulle tele astrati durante la produzione.
Questo per dire che c'è un'enorme differenza tra una pittura mediata da una fotografia e l'esperienza reale. Questo non accade col video, l'idea di vedere davvero un video cosa significa? O vedere davvero un film, un filmato, non ha neanche senso porsi una domanda di questo tipo. Quando noi guardiamo un video lo possiamo guardare in molti modi e ogni modo arricchisce quello prima e ha la sua specificità. Per dire, al cinema puoi vedere un grande formato con un audio stratosferico, però ad esempio hai l'impossibilità di muoverti avanti e indietro, cosa che ti dà magari una visione al computer, una visione su un iPhone. Oppure, non so, guardiamo un film su un aereo e i film che girano su un aereo hanno un editing particolare per l'audience degli aerei. L'altra caratteristica che differenzia un video da una pittura è che la pittura è cosiddetta stand alone, cioè è autonoma, è autoportante, mentre un video ha bisogno di essere visualizzato attraverso un'apparecchiatura, cioè uno schermo, un videoproiettore, quello che volete. Quando si entra in questo discorso capite che c'è una miriade e una migliaia di possibilità in gioco e quindi schermi diversi, temperature dei colori diversi, la chiarezza dello schermo, la qualità dell'audio, dove viene visto questo filmato, il rumore di fondo, la presenza di altre persone. È un mondo completamente a parte, insomma, quando si entra, ci sono talmente tante variabili in gioco che è difficile riuscire ad avere l'idea e definire cosa possa essere un video visto davvero. Quindi per tornare a noi, ci sono tutte queste differenze tra un video e una pittura e come, perché proprio la loro natura intrinseca è diversa. E secondo me dovrebbero essere trattati anche economicamente in modo diverso, cosa che non accade appunto nel mondo dell'arte, dove mediamente viene venduto un video in edizione di 3, in edizione di 7, in edizione di 10 per tante migliaia di euro, con certificati di originalità firmate, copie firmate, DVD firmati. Faccio notare che il DVD firmato firmi un supporto di plastica e il filmato all'interno. Dato il passare del tempo, il cambio delle tecnologie, quel filmato deve essere transcodificato necessariamente per continuare comunque a vivere e quindi diventa poi tutto un gioco di specchi, una cosa virtuale. Tutto è possibile, possiamo vendere l'aria o firmare contratti per essere proprietari di, che ne so, stelle che non esistono, quindi da quel punto di vista lì tutto è fattibile, però credo che ci sia alla fine un discorso, proprio questa differenza di base che fa sì che le due forme d'arte debbano essere trattate in modo diverso. E per tornare a Walter Benjamin, qui vi riporto la mia elaborazione partendo da questa sua intuizione, che cioè quella che opere che siano basate su media che debbano replicare se stessi e creare delle copie di se stessi per resistere, per manifestarsi, dovrebbero essere vendute in modo molto più simile a quello che accade per la letteratura e la musica. Quindi abbiamo l'idea di poter vendere dei video d'arte in copie illimitate, a bassissimo prezzo, non firmati, quindi sganciandoli poi da tutto questo discorso che invece è tipico delle opere d'arte, della correlazione tra prezzo e valore culturale. Nel mondo dell'arte solitamente un quadro che costa di più viene fatto passare per un quadro che è più interessante di uno che costa meno. C'è questa, l'indicatore del prezzo, un indicatore fondamentale, è probabilmente quasi forse l'unico indicatore che viene seguito. Ora non voglio dire che il prezzo non possa essere un indicatore interessante, ma non l'unico sicuramente. E riportandoci al discorso della musica, della letteratura, sono due discipline dove c'è enorme qualità, è indiscutibile ovviamente, no?
però dove il prezzo è totalmente ininfluente, perché sì, il modello economico adottato non prevede queste grosse escursioni, queste grosse differenze. Quindi un libro scritto da me o un libro scritto da Don DeLillo, le stesse pagine, lo stesso prezzo, ma la comunità letteraria distingue le due cose, cosa che non accade spesso nel mondo dell'arte, dove invece c'è tutto questo, questa finzione, questo gioco di specchi che serve a poi così garantire un prezzo alto e a giustificare un prezzo, una bolla. Quindi dicevo, musica e letteratura sono due discipline che hanno avuto a che fare con una grossa rivoluzione che è stata iniziata parecchi anni fa, nel 99, da Napster. Non so se voi siete a conoscenza di cosa sia Napster. Napster è stato un sito, diciamo così, per farla breve, un software che permetteva lo scambio di file musicali online, quando ancora la rete, diciamo, da noi era un po' agli inizi, negli Stati Uniti era più avanzata, e un universitario si era inventato questo software per la condivisione di file, e questo ha fatto sì che un po' il business della musica entrasse in crisi e dovesse, a parte cercare di bloccare Napster, ma nel frattempo la tecnologia era evoluta, quindi sono nate altre forme di condivisione, eccetera, eccetera, ma si è dovuto porre il problema, e quindi diciamo che da quella crisi c'è stata un'evoluzione, un cambiamento, e quindi pensiamo a cos'era la discografia negli anni 80, negli anni 90, non so, si compravano i dischi, io mi ricordo che si compravano gli LP, erano in cellofanati, non potevi neanche, se non abitavi in una grande città, ascoltare, non sapevi cosa compravi. Ora ci sono le canzoni che ne puoi comprare una per un dollaro o per un euro, quindi c'è stata una rivoluzione totale. La stessa cosa per la letteratura. Questo non è avvenuto nelle arti. Ad esempio, io quando ho iniziato a fare l'artista pensavo che l'arte fosse un campo di estrema avanguardia di per sé, perché era il mondo dell'arte. In realtà è un mondo estremamente reazionario e conformista e statico e difficile da dove è difficile proporre cose che vadano un po' al di fuori da uno status quo che si è consolidato negli anni. Quindi diciamo, la mia proposta, quindi questa elaborazione sulle teorie avanzate da Walter Benjamin, mi ha portato a riconsiderare un po' la mia produzione, soprattutto di video, e a inventarmi, o diciamo così, ad adottare un sistema che viene adottato nel mondo del marketing, che sono le video brochure o video greeting cards, che sono queste cose qua, che io ho chiamato Vibo, da videobook, che non è altro che un piccolo libro formato A5 con uno schermo a 7 pollici all'interno. Quando si apre, adesso non si vede tanto perché quando si apre parte il video. L'idea di venderlo in copie illimitate, venderlo a 100 euro, non firmato, questo è un meta lavoro che chiunque può adottare e veicolare la propria arte in un modo diverso da quello che accade adesso normalmente nel mondo dell'arte, con una presa, una posizione politica di critica, e non solo di critica, ma anche di proposta alternativa a quello che accade. Ci vediamo un altro esempio. C'è l'audio attaccato.
tratta alla fine di una penna USB con uno schermo, quindi c'è una memoria interna, c'è un filmato di preview che gira in uno schermo e c'è un filmato in alta risoluzione all'interno della memoria, e uno quando lo compra lo può connettere al computer, scaricarsi i file all'interno e poi videoproiettarseli, metterli in uno schermo dedicato in casa, fare quello che vuole. In questo modo penso che il modello di vendita aderisca alla natura stessa dell'opera, senza snaturarla e senza cercare di creare e di trattarla come in realtà come un mondo. Questi filmati poi sono presenti nel mio sito, quindi potete andare a cercare, a guardare, insomma. Ok, adesso vi faccio un breve excursus di alcune opere del passato nelle quali ho adottato sistemi analoghi o comunque alternativi alla classica idea di vendere le opere come pezzo unico, eccetera, eccetera. Allora partirei questo lavoro del 2000-2001-2002, si intitola Ico Portraits e sono delle icone per il desktop dei computer di allora, quindi Windows 98, Windows 2000. Le icone a quel tempo erano basate su una matrice di 32x32 pixel, adesso sono molto più grandi, ci sono milioni di colori, al tempo era la palette, il formato era estremamente restrittivo. Qui ora parte il discorso del ragionamento sul ritratto che diventa un'icona sul desktop, diventa un link che tu puoi collegare a qualsiasi cosa. Mi premeva sottolineare il fatto che venissero venduti come file, quindi nascono come file e vengono venduti come file. Questo solitamente non accade, di solito nascono come file e vengono venduti come stampe. E qui la differenza è che viene lasciato al compratore la possibilità di visualizzare temporaneamente il lavoro come preferisce, quindi stampandolo, videoproiettandolo, stampandolo su una maglietta, senza che questi oggetti derivati dal file possano avere poi nessun tipo di relazione con me e quindi con un discorso di opera firmata, eccetera, eccetera. Un altro lavoro del 2003, in quel periodo c'era una grossa discussione online su come poter vendere delle opere dei siti web, delle opere pubbliche che giravano sulla rete e che però si voleva vendere, e come far coincidere queste due cose, diciamo così, opposte. Io, basandomi anche su delle esperienze di altri, ho creato questa... Ora, a parte il lavoro in sé, vi parlo un attimo dell'idea che c'è dietro. Questa idea di vendere il server dove gira l'opera. Quindi praticamente all'interno di questa valigia c'era un computer, un portatile, che non era un portatile normale, ma era un portatile dove girava un cosiddetto web server, un programma che fa sì che quando questa valigia veniva collegata alla rete internet, il lavoro, in questo caso era un ritratto, va bene, non è uno specifico, venisse visualizzato come sito web ad un indirizzo ben preciso, dove le persone potevano collegarsi e interagire col lavoro come potete collegarvi al mio sito personale. Quando il compratore staccava la spina dall'internet, il lavoro ciclava le immagini, i testi che erano stati, diciamo così, collezionati durante il periodo di vita online. Quindi anche questo era un approccio estremamente radicale
alle questioni nuove che si pongono e si ponevano riguardo a come trattare queste tipologie di lavori abbastanza particolari, insomma. Questo lavoro, per esempio, è stato portato in fiera ad Artissima nel 2003 e nel 2004, quindi ogni tanto succede che queste opere a gran fatica entrino nel mainstream, anzi diciamo che personalmente è sempre stato il mio tentativo, cioè quello di portare tutte queste esperienze un po' così fuori dal comune, però all'interno del cosiddetto mondo dell'arte, sistema dell'arte, come volete chiamarlo, perché credo che poi la discussione più interessante si debba fare in questo contesto. Sempre parlando di metodi alternativi, questo non è veramente un metodo alternativo perché è un metodo estremamente consolidato, cioè quella della vendita di archivi. Questi lavori essendo... In exile, my friend, you are no more than a secret to the public. They will sit on you, feel happy, thank you, and go. At home, you are no more than a seat in the Sultan's garden. He alone sits on you, rests, feels happy, but does not thank you. Si titola My Temporary Visiting Position from the Sunset Terrace Bar ed è come un piccolo video di 4 minuti che, diciamo, si assomiglia molto a una ripresa amatoriale di un paesaggio durante il tramonto. C'è la camera che si muove, insomma è la classica scena ripresa, tranne che il profilo di case proviene, è pre-registrato e proviene dal nord della Germania, mentre il cielo era ripreso in tempo reale da Napoli, da una webcam, e un programma, un software univa queste due, diciamo, tracce video in tempo reale e le trasmetteva via sai che non ho scusi, non ho capito. Non ho proprio capito. E ha potuto inserire musica da copyright. Sì, la musica è di Gotham Project e io li ho contattati. Sì, mi ha dato la possibilità di fare. Però ad esempio è curioso questo perché avevo questo filmato su YouTube e loro me lo bloccavano, dicevano che da alcune nazioni non era possibile visualizzarlo perché praticamente in automatico vedevano che era una traccia che è in commercio, tipo su iTunes la puoi comprare, eccetera. Quindi nonostante io potessi avere, però lì probabilmente si entra in un discorso, oltre ad avere l'ok, si devono fare poi tutta una serie di passaggi burocratici per... Va bene, tutto questo per parlare poi, per dirvi che questo lavoro quindi generava film a ciclo continuo, per un anno intero ha generato più di 300 film, e un modo con cui sono venduti è questo qua, è tramite l'archivio, che è un metodo classico, insomma, non è niente di nuovo, e in questo caso ho creato una scultura che aveva al suo interno un videoproiettore microscopico e un iPod mini con i filmati, uno speaker, ed era una piccola scultura con la forma che riprendeva la prima casa sulla sinistra del profilo, e all'interno c'erano i filmati di un mese
di vita del lavoro online. E quindi c'era questa piccola scultura, uno poteva muoversi all'interno di uno spazio videoproiettando il filmato su qualsiasi tipo di superficie. Questo, diciamo, è un po' più classico ancora, perché si tratta poi alla fine di una scultura classica, nel senso che è un oggetto fisico. E questo non c'entra tanto sul discorso di modello di vendita, ma è più, ve la faccio vedere perché abbiamo visto per adesso solo esempi di utilizzo di dati che vanno poi a trasformare un filmato, o in questo caso invece i dati vanno a trasformare un oggetto fisico tridimensionale. La bandiera che sbatte, ovviamente non c'è vento nella stanza, ma il vento viene generato da una pompa, è collegata a un computer e proviene dalle città, dalle 30 città che utilizzano più petrolio per il loro mantenimento. E questo, vengono presi dati del vento, velocità e direzione in tempo reale, vengono trasformati in velocità del vento dalla pompa e viene trasformato la direzione del vento da un motore che gira l'asta della bandiera, e la quantità di secondi che un determinato vento soffia, quello è in base alle migliaia, milioni di barili di petrolio che quella data città, la capitale di quella data nazione utilizza per il proprio mantenimento. Cioè, la bandiera è fatta, colorata con dei pigmenti di grafite, quindi tendenzialmente tende a sbiancarsi nel tempo e diventando una bandiera bianca per codice internazionale di resa. Sì, ma l'esperienza è nell'assistere e a vivere questa installazione o nell'essere? No, questa è nell'essere, adesso per l'impossibilità. Sì, questo è un video che è no, è documentativo, sì, non c'entra niente. No, siccome all'inizio vi parlavo dell'utilizzo di dati per trasformare, per creare delle opere che si trasformano, questa è fisica, lunga, sì, 15 metri. Se poi andate nel sito ci sono varie foto anche, diciamo, mai viste, l'ho anche appena caricate, su come è strutturata l'utilizzo. Non so se conoscete Arduino, che è un microprocessore, non è un microprocessore, è una scheda. In questo caso non ho usato Arduino per vari motivi, però insomma è una scheda simile che va poi a interfacciarsi a qualche cosa di un po' più... Il mio sito? Zanni.org. Questa è la scheda che governa poi i motori, che è stata fatta ad hoc da un ingegnere elettronico. Poi sempre sul discorso dei modelli economici alternativi, questo lavoro che si intitola My Country is a Living Room è una poesia generativa che utilizza un sistema che adesso non esiste più, era una funzione di Google che si chiama Google Scribe, era una, diciamo, una funzione del browser che autocompletava le frasi mentre voi scrivevate, e quando era un po' sperimentale faceva parte dei cosiddetti labs di Google, era pubblica ma non era pubblicizzata molto. E all'inizio, quando l'avevano sviluppata, praticamente tu, quando schiacciavi la barra spaziatrice, accettavi il suggerimento. Solo che all'inizio c'era questa funzione che non era registrata bene, e tu, continuando a schiacciare la barra spaziatrice, praticamente il software ti suggeriva una parola basandosi su quella precedente che ti aveva già suggerito lui. Quindi io mi sono accorto di questo sistema e ho creato tutta una serie di frasi e poi le unite cercando di scrivere il numero minore possibile di lettere, in questo caso non so, per today, non ho più fatto, per portarsi, ho solo scritto Todd, il resto è stato tutto generato dal programma, e poi unendo queste frasi viene fuori una poesia un po' sulla nostra situazione italiana, abbastanza visionaria e realistica da questo punto di vista. E poi è stato programmato un software che imitava le mie digitazioni, il numero di tasti che avevo premuto per creare le prime frasi,
e in automatico, praticamente un server in automatico interrogava Google nello stesso modo che avevo fatto io, generando a nastro di nuovo iterazioni della stessa poesia, che nel tempo cambiava perché cambiavano le associazioni di parole. Questo dipende dall'algoritmo di Google, che probabilmente si basava sulla montagna di dati che riceve dalla piattaforma Blogger e dalle pagine che setaccia quotidianamente. Quindi non so, probabilmente se uno scrive I poi suggeriva love, per una questione che magari c'è una statistica enorme che indica questo, insomma. E tutto questo per dire che questo lavoro, oltre a un libro in print on demand, di cui non vi parlo perché vi parlerà non di questo libro qui, ma di qualcosa di più interessante probabilmente Silvio nel slot successivo, e, però veniva così venduto o offerto al pubblico online tramite un sistema pay per view. Quindi adesso potrei farvi vedere il sito. mercatodesignerroom.com, uno può registrarsi e poi a pagamento può visualizzare l'archivio. E ora questo lavoro, la versione live è ferma perché WordScribe è stato fermato da Google, quindi non è un altro dei miei lavori, cioè praticamente i miei lavori non funzionano più niente, ve lo dico così, è per quello che ho fatto il sito con i video, così sono documentativi. Però quando l'ho lanciato al tempo c'era proprio, si poteva visualizzare la poesia mentre veniva composta proprio dal vivo, live, e pagando $1 potevi usufruire di questa cosa qui, insomma era il metodo del pay per view importato da diciamo, l'esperienza televisiva, forse quella più. E il libro invece in print on demand era un libro che raccoglieva la prima poesia tradotta in automatico in tutte le lingue che offriva Google Translate senza editing, quindi con errori che potevano capitare, ed era acquistabile su una piattaforma che si chiama Lulu, che è una piattaforma che ospita questi cosiddetti libri on demand. Feedback arriva dalla rete rispetto a questo tipo di proposta? Ma in che senso? Nel senso che visto che c'è anche un meccanismo di acquisto, se non sbaglio. Ma per quanto mi riguarda sono sempre bassissimi, perché comunque poi questo tipo di ragionamento, come anche questo qui, poi necessita un po' di forza di diffusione, di distribuzione. Cioè quello che guadagni, non dico economicamente, ma col fatto di trattare un video e venderlo a 20 euro, 30 euro, 50 euro, 100 euro e non a 10.000, lo perdi un po' sul fatto che dovresti avere un audience, ok, di un certo numero che ti sostiene. Okay, mentre nel mondo dell'arte funziona così, che la galleria ha due collezionisti, fa la mostra, c'ha un pezzo, quel pezzo a 6.000 euro, due mesi di mostra, l'ultimo giorno vende quello e ha fatto tutto il discorso. E lo stesso gli artisti, i video, infatti c'è un po' di reticenza su questo discorso, perché ovviamente hai tre collezionisti, gli offri una cosa, loro ti danno qualche migliaia di euro per fare un video, poi gli lasci un video, quel video costa 6.000 e si vanno a pagare un po' le spese, così. Invece No, sono dei test, è così. Poi su questo anche Silvio credo che abbia una casistica forse migliore della mia, da questo punto di vista. Però sì, diciamo, non so, io poi sono anche entrato in una certa ottica, avevo fatto un lavoro che era stato pubblicato su Wired America, sul sito, che Wired è un sito come, insomma, super visitato di nuove tecnologie, scienza, non so, parla, che si intende, diciamo che il mondo dell'arte si è strutturato a piramide e puntando molto sul discorso del prezzo, della speculazione, c'è un discorso un po' più così da finanza
dei derivati e meno, forse per necessità, perché all'inizio ha a che fare con pittura e con scultura, quindi la devi trattare magari in modo diverso che un libro, no? Invece la letteratura ha una comunità di cultura infinita che discerne, cioè, addirittura in letteratura, cioè, non conta neanche quante le vendi, perché per ritornare a Don DeLillo non venderà mai Don DeLillo come, non lo so, adesso non mi viene in mente, ma non lo so, il super best seller da milioni e milioni e milioni di copie, eppure c'è questa grossa differenza, no? Perché non, certo, mettersi in un circuito dove ci sono libri, musica, questo e quell'altro, evidentemente è distorsivo. Non dicevo di inserirsi in quel circuito lì, ma di utilizzare dei modelli simili a come viene venduta la letteratura, sì. E utilizzare sistemi simili per alcun tipo di opere, però veicolandoli sempre all'interno del mondo dell'arte. Comunque, esatto. Ma anche non solo, nel senso che poi a quel punto chiunque lo se lo compra, cioè esatto, diventa poi... In 15 anni non si è creato, non ho capito. E in 15 anni che lei lavora non si è creato niente di questo genere? No. Anzi, diciamo che adesso l'ultima tendenza è quella di molti giovani che lavorano con internet di fare stampe e proporre quello, cioè diciamo un po' più... che non è negativo di per sé, cioè non voglio fare, cioè anche io faccio delle stampe, cioè per carità, non è, però magari solo quello, però per me sono scorciatoie e poi più sempre altri discorsi. Quindi, la scelta di media di funzione, perché poi l'esperienza della, diciamo, dell'accesso all'opera, esatto, è insito nella scelta di anche di collocarlo, diciamo, esatto, non solo sul mercato ma anche sulla piazza, esatto, in un modo specifico, esatto, che non è quello di tradurlo in un altro medio come può essere la stampa, per dire, o non è quello di venderlo, sì, per tantissimo prezzo, così, sì. E poi a quel punto quel video è sicuramente nelle mani di tantissime altre persone, perché non so, un video lo devi far vedere a un curatore, come fai? Non gli fai le fotocopie, gli devi mandare il video, lo deve vedere tutto. E cosa glielo mandi in bassa risoluzione, perché glielo dovrai mandare al meglio delle tue possibilità, perché se tu hai fatto, sei l'artista, l'hai fatto, io voglio che Domenico lo veda al meglio, no? E quindi lui ce l'ha e poi io glielo vendo a lei a 10.000 euro e questo la firma che però ce l'ha solo lei. È un gioco di specchi, diventa un no? Arrampicarsi sugli specchi per cercare in tutti i modi di utilizzare questo stesso sistema unico che viene adottato da. Quindi non dico di non lavorare con le gallerie, per esempio, dico che però le gallerie secondo me dovrebbero utilizzare queste nuove forme come una grande opportunità per passare ad avere magari 10 collezionisti o 5 collezionisti ad averne 100, 200 che comprano il video a 100 euro. Perché poi comunque da cosa nasce cosa e si sviluppa e si crea una microeconomia e ci vuole del tempo, è un investimento. Invece un po' troppo spesso si cerca a tutti i costi di accorciare i tempi e di arrivare, è un classico, non so, delle giovani gallerie che si strutturano con non so, l'obiettivo di essere dei piccoli Gagosian o con quell'idea di in 2 anni essere nelle super fiere e quindi lobbying spasmodico, contatti per cercare di non lavorano sull'audience, sulla galleria, sulle mostre in galleria come era un tempo, come erano nate un tempo le gallerie, fanno queste mostre, non so, di 2 mesi, 2 mesi e mezzo, che dovrebbero fare i musei, avrebbero un modo di vedere, e una galleria dovrebbe lavorare in modo un po' più agile, fare presentazioni, avere più video artisti, avere, cioè, perché i me, il,
questi media ti danno queste ulteriori possibilità che magari altre cose non ti danno. Provate a spostare una grossa scultura di bronzo, cioè ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, quindi il mio ragionamento è solo questo qua. Raccolte di vento, pochi collezionisti. Penso che chi si muove su una piattaforma inglese abbia più bisogno di essere visto, non lo so, domanda, non ho idea. Ma piattaforma inglese ti dice sulla tipo wire, tipo? Wire. Ah sì, poi sì, però quello lì è un magazine. Adesso io l'ho preso a spunto perché mi è capitata questa cosa che mi ha fatto poi entrare in un certo tipo. Perché scusa, cioè, se faccio domanda, penso sia importante che molte persone vedano questa cosa, che ci sia un po' di visibilità. Che ci sia possibilità che si veda. Visibilità. Visibilità, sì, no, sì. No, non è fondamentale. Ma ci sono un po' anche di canali di iniziative che trasmettono video arte, c'è qualcosa così. Però poi si cade sempre nel fatto che quell'artista lì ha la grossa galleria e tutto viene trattato in un certo modo. Cioè penso, se fosse il collezionista, non lo so, ma andare a vedere dei siti dove so di fare qualcosa, quindi insomma, vai nei 10 siti che vado a vedere tanto su internet, vedere se c'è qualcosa di nuovo che ti può interessare, non so. Vabbè, quello sì, quello è un po' il problema anche della... Insomma, mi ricollego a Domenico, al discorso di Alfonso, non so se lei c'era. Non c'era. Ah, ok. Cioè lì si tratta un po' della responsabilità di queste piattaforme che possono privilegiare meno certe quindi tematiche. Penso che sia interessante per capire quale sono le piattaforme dove conviene mettere su lista, penso. Sì, ma non è perché non è poi una questione di capire qual è la piattaforma, è che poi tu con la piattaforma magari non ci entri. Perché se Wild, voglio dire, se non so, Tribune, no? non so se conosce Tribune, sì. Esatto, non parla, che ne so, di New Media, cosa fa? Ne parla fortunatamente un po', dovrebbe parlare un po' di più magari. Però per quello sì, è un po' anche il discorso dell'informazione legata a, beh, non so, Flash Art non. Tu Domenico scrivi ancora forse, però voglio dire è qualcosa, capito, che si perde la notte dei tempi, non c'è traccia su certo tipo di riviste. E Domenico prima faceva nell'intervento della mattina, parlava di Art Forum come questa rivista un po' così più importante dell'arte mondiale, che questa era il 66-67. A una domanda di una richiesta di un suo redattore di scrivere un articolo sui dati digitali, che poi è tutti più, il direttore rispose con un telegramma dicendo che al forum non avrebbe mai parlato di arte fatta a computer. E infatti parla di arte fatta a computer, e adesso a parte qualche raro caso, esempio, non so, la copertina di Corri Arcangel e questo fantasmagorico numero del 2012, ma completamente dimenticato, direi, no? Cioè nel senso, ho dei ricordi... Stiamo parlando di riviste cartacee. Questo è di riviste cartacee, però... Ma le riviste cartacee, cioè, ore come ora, hanno una diffusione minima, se non ce l'avevano prima, sì. Quindi, voglio dire, ah, no, se certo. Non volete trovare un veicolo, sicuramente... No, ma perché adesso parlavamo di individuare delle piattaforme, però poi se queste piattaforme non ti danno l'accesso, magari non diretto, perché non avrebbe niente senso, però comunque portando la materia, poi quando sarà il tuo turno, se è il caso, toccherate o no, però il problema è anche quello, che a forum, anche nella versione online, non è che poi dà spazio agli articoli così, capito? Cioè, a parte che non parla di me o parla di me, parlo in generale. Cioè non è che ci sono invece 40 miei colleghi che ogni mese hanno delle critiche, degli articoli, io non ci sono. Cioè magari forse è così perché vorrebbe dire che c'è
Esatto. Finito. Se avete qualche domanda un po' specifica, anche magari o più tecnica o non collegata esattamente a quello che ho detto, non so. Sì. Le componenti tecniche di tipo, sì. È qualcosa da tempo match o hai dovuto fare qualcosa da hoc per produrli? No, praticamente io, beh, in questo caso particolare per abbassare i costi, perché avevo bisogno di fare poche copie e di avere molti lavori, quindi con copertine diverse, così. Ho ordinato i componenti dalla Cina, preassemblati, e ho fatto tutto il packaging qui in Italia, cioè l'ho assemblato poi io a mano in pratica. Però diciamo che io ho dato delle specifiche alla fabbrica che diciamo erano, che, non so, ad esempio volevo l'uscita audio, che è una cosa che non gli avevano mai chiesto perché è praticamente inutile per l'utilizzo che hanno di solito queste cose qui, che è, non so, le brochure di case automobilistica, Mercedes, si fa la video brochure col nuovo spot e lo dà ai concessionari, così, la Rolex, eccetera, e quindi non ha l'esigenza di avere un'uscita jack per le cuffie, così. Invece volevo un oggetto che potesse avere un po' anche questa possibilità, anche per magari usarlo durante le mostre, anche se non nasce come, così, come device per esporre, perché comunque ha delle limitazioni, costando poco e tutto, è più un preview che uno può guardarsi velocemente, far vedere verso la libreria e poi tu te lo colleghi hai il file in alta risoluzione. Però era, diciamo, la tecnologia è già, è praticamente una penna USB con lo schermo, quindi tu puoi cambiare la quantità di memoria e costa di più, l'audio jack o no, il formato di 7 pollici è molto molto grande, è utilizzato pochissimo e costa parecchio. Ovviamente tu restringi lo schermo e abbassi già il costo. Io ho una domanda magari che l'avevo già fatto, quindi dunque, tu fai il video essenzialmente? Più o meno, nel senso che sì, cose che cioè, utilizzano molto internet. Banale. No, perché tu mi compri quale device tecnici fai questi video? Non ho capito. Con quale tecnici fai questi video? Ma gli ultimi due li ho fatti con l'iPhone. Però mi è capitato di lavorare con delle telecamere più tradizionali, con un setup che cambia, più classico di cinematografico, non ho capito? Scegli tu o quello che cambia, non lo so. No, scelgo io a seconda del lavoro, di come voglio che venga fuori, e delle possibilità economiche, e così. Adesso gli ultimi due, per caso, li ho girati. Sul sito? Sul sito ci sono, sì. Sono in ordine cronologico, per anno, si può andare a vedere. E c'è un po' tutta la documentazione anche di tutti i lavori che invece magari non funzionano più, perché questi dati prelevati dalla rete, quando vengono così, la diffusione viene interrotta e anche il mio lavoro si ferma. Lavori anche nelle gallerie? Diciamo che se degli alternativi vorrei poi rivelare tramite le gallerie. Ho sempre lavorato con gallerie più o meno fin dagli esordi, cercando però di portare queste esperienze. Non ti sei mai collegato con altre persone che fanno video dall'arte per discutere il problema della diffusione di queste gallerie? Ma credo, ma sì, cioè, credo penso sì. Che sia più una questione di collegamento e di, perché vi vedo, per cui tutti quanti volete arrivare allo stesso risultato, ma ognuno va per vie personali, per cui quello, non trova quel quello è scintilla, questo è un tema, questo è un tema. Se
può adottare chiunque. Simpaticissimo, sì, cioè, le può adottare però chiunque. Però avrebbero bisogno di una diffusione, come dire, di un manager che diffonde. Esatto. Della Feltrinelli, esatto, che ci crea, esatto, o di, esatto, qualche galleria. Ti sei mai proposto ad una Feltrinelli? No, alla Feltrinelli no, è anche una cosa troppo fredda. Però ad esempio la Feltrinelli ha fatto questa operazione in maniera eccessiva. Non ho capito. Visto che passerebbe in maniera esagerata. Beh no, sai, quello è l'obiettivo. Oddio, dipende anche dal volume. Dal volume, certo. Però insomma, se un video d'arte potesse costare 20 euro, magari lei ne comprerebbe in un anno 30. Quanti libri compro l'anno? No, no, questa non era una domanda, una provocazione, era la verità. Cioè, il mio discorso è quello lì. Perché il video può essere veicolato con un libro, non c'è nessuna restrizione al fatto. Perché poi continuate a pensare tutti alla galleria, mentre ci potrebbe essere l'editoria. No, no, ma infatti è un discorso che va insieme in parallelo. Io dico che ci vuole... No, per me c'è un problema poter pensare che lo vendo a 20 euro a Feltrinelli, in galleria devo venderlo a 3.000, a 10.000 perché faccio il package in particolare. Quella è una cosa che non mi interessa. Cioè, se il package in particolare, come succede nei libri, non so, con Fylan, che magari c'è... edizione quella un po' più economica, poi c'è quella da 100 euro, un discorso, però invece ad esempio adesso molta videoarte viene venduta a Richendo, cofanetti, casini di questo tipo a tutti i costi per giustificare quindi un elemento scultoreo che va a giustificare poi il comprare però ad esempio per trovare Feltrinelli loro hanno fatto un'operazione, loro insomma c'era la Fondazione Sant'Antonio del Baudengo, un'operazione interessante con Zidane, il film di Parrenot e Pierre Luchier che è venduto, no? È distribuito da Feltrinelli, quindi diciamo un'opera d'arte un po' particolare, comunque un film di un'ora e mezza, un'ora. Sì, in qualche modo è un precedente interessante. E lì diciamo che la facilitazione è data un po' anche dal soggetto e è comunque anche dei due artisti bravissimi, conosciutissimi, tanto di cappello, insomma, per quello che so. Anche Bilbao è stato male, mi ha fatto dei DVD con il suo... Su Bilbao non so se ha fatto... So che ci sono dei DVD in giro, però non so se sono opere complete, che non ho idea di come, però qualcosa c'è. Ad esempio lui quando aveva iniziato c'era questo presupposto addirittura per loro utopico di quella generazione con periodo storico di arrivare alla diffusione via televisione, si parlava addirittura. Quindi c'era, erano però gli anni 60 o 70. No, no, ma era per dire che poi comunque anche lui partendo da quei presupposti ora vende quello che io chiamo handheld computers, cioè sono degli schermi con la cornice che tu arrivi da lontano, poi vabbè lui fa questi video a rallentatore che sembrano dei quadri, che c'è cioè, tutta questa operazione retorica a borsa e quindi vende la struttura più che... Il vino, insomma, era partito con questa idea utopica estremamente nobile e adesso questo discorso può essere scambiato per gelosia da più prezzi che ci vengono, no? Per lui. Silvio, tocca a te. Oh, allora grazie ancora per essere qua. Mi chiamo Silvio Russo, ho studiato come designer, faccio progetti che si possono contestualizzare nell'ambito dell'arte
Però in questo contesto sono qui da ricercatore. Sto facendo attualmente un dottorato presso lo IUA di Venezia su pratiche del pubblicare legate a tecnologie digitali, e in questo contesto vorrei presentare un estratto di questa ricerca che è ancora, come dire, un work in progress. Per cui ringrazio voi per essere qui, Domenico per avermi invitato e Carlo, che purtroppo è dovuto andare via, per aver introdotto il tema. Dunque, ciò di cui vi vorrei parlare è il print on demand, questo sistema di produzione di libri e modello distributivo che come dire, esiste da una ventina d'anni. Perché ho deciso di parlare di print on demand all'interno di questo evento? Beh, innanzitutto perché penso che questa tecnologia fornisca getti luce, così dire, getti luce sul modo in cui concepiamo il dualismo tra analogico e digitale al giorno d'oggi. Si tende molto spesso a creare un dualismo netto tra artefatti, per così dire, tradizionali come i libri cartacei e artefatti digitali, virtuali. E il print on demand, essendo un processo assolutamente digitale che mette insieme tecnologie informatiche, ma ha come output un libro cartaceo, unisce questi due mondi e dà un'idea della complessità con cui ci si può relazionare agli artefatti, diciamo, comunicativi. Credo che questo slogan, che non ha niente a che fare con il print on demand, è una pubblicità del Sole 24 Ore, ovvero la nostra carta digitale sintetizzi bene questa idea di connessione, di ibridazione tra digitale e cartaceo. Il secondo motivo che ha più a che fare con l'arte è il fatto che, come molti artisti, come molte tecnologie precedenti al print on demand, gli artisti sono stati in grado di sfruttare, di impiegare infrastrutture comunicative e distributive che hanno in un certo senso avuto un impatto forte sul loro lavoro. E ho scelto un esempio che sfrutta un'infrastruttura distributiva banale, quella della posta. E questo artista negli anni Onkawaji, durante gli anni, credo anche 60, ma sicuramente nel 70, intorno alla metà degli anni 70, inviava ogni giorno delle cartoline in cui dichiarava di essere vivo scrivendo l'orario in cui si svegliava, e inviava queste cartoline a amici, artisti, curatori. In questo caso queste cartoline che vedete sono tutte indirizzate a John Baldessare, altro artista estremamente noto. Quindi, come vedete, utilizza lo strumento della cartolina e il sistema distributivo della posta, e ne fa un uso che influenza, quasi determina il suo lavoro per quest'opera in particolare. Il terzo motivo è, per il quale ho scelto di parlare di print on demand, è perché noto nell'universo di fiere indipendenti del libro in Italia che non sono in molti a sperimentare con questa tecnologia, con questo sistema. Quindi spero che magari con questa presentazione sia un piccolo contributo per, come dire, far sì che questo modello ancora inesplorato diventi oggetto di maggiore sperimentazione, specialmente da parte di giovani artisti e designer. Non so quanti di voi effettivamente si cimentano con la produzione di libri. Che cos'è il print on demand? Proviamo a... questa immagine credo che lo sintetizzi abbastanza bene, però utilizziamo una definizione testuale a partire da quella di Wikipedia. So che è imbarazzante citare Wikipedia, però essendo un sistema nuovo non c'è una voce su, che ne so, per dire sull'enciclopedia britannica o che ne so sulla Treccani. Quindi ho provato anche un po' a modificarla, mettendo in risalto alcuni aspetti che a mio parere sono determinanti nella tecnologia. Dunque, il print on demand è un sistema di stampa e modello distributivo online, potrei aggiungere, che prevede la realizzazione di una pubblicazione dietro l'ordinazione anche di una singola copia, a partire da un file digitale. E qui potete già dedurre la differenza radicale con il sistema editoriale e produttivo precedente, in cui per produrre un libro era necessario stampare in anticipo centinaia, se non migliaia di copie, altrimenti sarebbe stato antieconomico a causa della tecnologia impiegata, che è generalmente la tecnologia offset, che presuppone una preparazione di stampa attraverso delle lastre, per cui producendo queste lastre, produrre queste lastre per poi stampare una singola copia sarebbe assolutamente antieconomico.
Dunque, il primo cambiamento di paradigma che vediamo è da stampa a vendita, ovvero, come vi dicevo, prima si stampava la pila di libri e poi si tentava di venderli, a un modello in cui si vendono i libri attraverso la piattaforma online, come fa Carlo, attraverso Lulu, e poi una volta che l'acquisto è effettuato si stampa la copia e viene inviata all'acquirente. Vorrei mostrarvi un video di una di queste piattaforme che si chiama Blurb, che dà un po' l'idea di come funziona la tecnologia anche a livello di stabilimenti. I'm Eileen Gittins. I'm the founder and CEO of Blurb, and I'm sitting here at Blurb's headquarters in London. Blurb is a creative publishing platform that enables anyone in the world to make a proper book, a beautiful book, designed by you. And it used to be those were just print-only books, but now they're ebooks too for your iPad. And it's not just a print replica on the ebook, you can also now include audio and video as well. And you can sell them in our bookstore at blurb.com, and you can make money on your books as well. I started the company because I'm a photographer. When I started to look into this business of could I use print-on-demand technology to produce a book, the number one criteria for me was image quality. Could we as a business faithfully reproduce the intention of the artist, whether you're a photographer, a designer, an architect? I mean, that work needed to look beautiful, right? So with that as a backdrop, that was what was the guiding force behind, okay, how could I enable everyone in the world to create a really beautiful, proper book and get it printed and back in a week's time, and especially if they only needed one copy? So the way it works is you design your book using the tools, you upload it, and then what happens is that file in real time goes to our print facility in Eindhoven, and it's printed on demand, whether it's a book, a magazine, whatever. My name is Jan van Baar, and we're now in the state-of-the-art book factory from RPI Paro in Eindhoven. What you see behind me is a print-on-demand book factory where they can produce books by just one number, one unique printed product. What happens now is that we are in the middle of a digital revolution, and printing on demand is a part of this. Printing on demand is taking over the market from the older ways of printing, because people won't need large numbers in one time. They want to have it tailor-made one by one, and printing on demand is part of the revolution that will provide this. A book is no longer as precious a thing as we used to think of it. You could do it all the time. You could change it tonight. If you're an architect and you've done a new project and you've got a book on file, well, right, just add the new project to it, maybe edit something old out, and you've got your latest and greatest work. It's always available. You can always get it printed on demand. I think it's completely changed how we think about books. They used to be permanent, you know, that you might make it once and maybe you'd make a second edition. God, now you could make an edition a week if you wanted to. It's fantastic, actually. La compagnia che avete visto qui, Blurb, come avete visto, è specializzata nei photobook, libri con fotografie, e i cui stabilimenti sono, come avete visto, a Eindhoven, in Olanda. Qualche cenno storico sulla tecnologia. Dunque, questa è la prima macchina che ha permesso lo sviluppo di un commercio del modello print on demand. Come vedete durante questa presentazione, la Xerox gioca un ruolo chiave, e qui tornano alcuni degli argomenti a cui ha fatto cenno ad esempio Domenico in mattinata, ovvero il ruolo della tecnologia, delle compagnie tecnologiche, di servizi, come agenti culturali, senza i quali alcune innovazioni, alcune sperimentazioni non sarebbero possibili. Interessante vedere la macchina, perché come vedete a sinistra c'è una sezione che permette di gestire il file digitale, ed è lì una delle più grandi novità. Ovviamente nella parte centrale c'è la parte di stampa, la sezione di stampa, e infine qui sulla destra viene la parte magica, ovvero che permette di rilegare la pila di fogli e produrre, fornire all'utente un libro pronto, senza alcun tipo di intervento manuale. Questa è la prima pubblicità che sono riuscito a individuare,
del print on demand. Siamo nel 2007 sulla rivista Black Enterprise, molto americana, in cui come tipo di, il tipo di immaginario a cui il print on, sul quale il print on demand fa leva è quello di internet, dello schermo, della riduzione delle distanze, del tempo, ma come vedete la metafora è quella delle finestre, del personal computer, 60 pagine, 60 copie, 60 città, 60 minuti. Quindi, come vedete da questa pubblicità, il ruolo che giocano i sistemi interconnessi, i network, è preponderante fin dall'inizio. Passiamo invece a delle tecnologie che, senza le quali il print on demand non sarebbe potuto esistere, o quantomeno sarebbe stato qualcosa di differente. Di nuovo la Xerox, che nel 69 comincia a sperimentare con la stampa laser digitale, mentre nel 77, come vedete questa bellissima immagine di, da ufficio, no? Mette in commercio la Xerox 9700, la prima macchina commerciale per la stampa laser. Il desktop publishing, che è una rivoluzione che ha a che fare soprattutto con l'utilizzo da parte degli utenti, non delle compagnie. Per desktop publishing si intende un insieme molto grande di strumenti, dai più amatoriali a quelli più da professionista. Per esempio, possiamo considerare uno strumento di desktop publishing Microsoft Word, oppure Adobe InDesign, se siete dei grafici, dei designer. Questo è il primo software con interfaccia grafica che ha avuto un certo successo commerciale e permette di, come dire, come vedete, di impaginare i propri documenti. Si chiama PageMaker, questo è un screenshot con l'85. Senza strumenti di questo genere, l'utente non avrebbe potuto produrre il proprio libro da solo, in autonomia. Quindi, come dire, strumenti come questo hanno permesso di democratizzare l'accesso alla produzione dei documenti, dei prodotti editoriali. Ovviamente il World Wide Web, che si basa su internet, come abbiamo detto stamattina, lui è l'inventore, Tim Berners-Lee, siamo nell'89. E infine è una rivoluzione che passa un po' inosservata, però se poi si riflette sul linguaggio comune, su quanto la presenza del PDF sia predominante anche nelle dinamiche all'interno dell'università, per dire, no, dello scambio di file tra studenti, persino al fatto che il browser, no, Chrome o Safari, permette di leggere il PDF senza nemmeno scaricarlo. Quindi il PDF, questo formato per la gestione dei contenuti, sia coeso con l'universo, diciamo, digitale attuale, contemporaneo, con tutti i suoi limiti ovviamente. E inoltre a partire da una certa data è diventato un formato aperto, quindi ci si può lavorare, lo si può migliorare, lo si può trasformare. Quali sono le caratteristiche, gli utilizzi tipici e alcune delle conseguenze di questa evoluzione produttiva del print on demand? Questa è la copertina di uno dei pochi libri, probabilmente l'unico, che ha come nel titolo la parola print on demand. È un libro recente, del 2013, in realtà poi si va a scoprire che è più una sorta di tutorial su come pubblicare i libri attraverso Amazon e tutti i vari store online. Però la copertina è molto efficace nel far vedere quali sono i vantaggi dal punto di vista dell'autore, editore, dell'utente, no, che utilizza questi servizi. Dunque non ha bisogno di un magazzino, non ha bisogno di alcuna conoscenza per quanto riguarda il setup della stampante, non deve preoccuparsi della distribuzione in quanto se ne occupa la piattaforma, non ha bisogno di personale e, come vedete, fa questo test in cui diventa milionario, no? Questo è il mito tipico marketing, no? Authoring, marketing e bank, e quindi sì, anche questo, come dire, un'idea molto idealistica di successo, no? Perché c'è un passaggio che non viene, come dire, evidenziato in questo schema, e che una preoccupazione di cui si prendevano carico le case editrici prima che l'autore indipendente potesse produrre i libri, ovvero, come diceva Carlo qualche minuto fa, la potenza di fuoco, di comunicazione del proprio artefatto comunicativo, del proprio libro, no, farlo conoscere, perché se tutti possono produrre un libro, giustamente il mercato si satura, no? Ed è difficile giungere a quello che realmente si vuole.
Alcuni utilizzi tipici da parte sia degli utenti che delle case editrici tradizionali sono backlist, vanity press e testi in pubblico dominio. Per backlist intendono tutti quei titoli che, pur essendo stati prodotti dalla casa editrice, sono finite, per così dire, le stock, e sarebbe improduttivo stamparne migliaia di copie attraverso tecnologie tradizionali. E quindi col print on demand si può ottenere un titolo già prodotto ma non presente in magazzino semplicemente tenendolo attivo sulla vetrina del print on demand. Mentre per quanto riguarda il vanity press, è ciò che ha generato una serie di pregiudizi sulla nuova tecnologia, facendo sì che, permettendo a chiunque, anche a autori, scrittori non esperti, di pubblicare il proprio libro, quindi secondo i tradizionalisti reazionari inquinando l'infosfera, per così dire. Un ulteriore utilizzo di particolare rilievo oggi è la possibilità di produrre, di stamparsi testi di pubblico dominio, come ad esempio quelli che si trovano su Google Books o su Project Gutenberg, in cui è possibile semplicemente produrli anche per un uso individuale, no? Alessandro Ludovico segnala, in questo meraviglioso libro che vi consiglio, che è Post Digital Print, segnala il radicale mutamento nell'universo editoriale, che ciò consiste nel fatto che non c'è più bisogno di investire nemmeno un piccolo capitale iniziale. Quindi l'atto editoriale diventa completamente gratuito, non c'è bisogno di alcun tipo di investimento, nemmeno 2 euro per dire per inviare il PDF o per organizzare. Quindi questo tipo di mutamento ha un'implicazione molto forte dal punto di vista della ricezione, della capacità di individuare le opere alle quali si è interessati, i libri ai quali si è interessati. Dunque, se come abbiamo detto in precedenza, la casa editrice si prendeva la briga di filtrare, quindi scegliere i contenuti che meritavano di finire sugli scaffali della libreria e quindi pubblicarli, adesso i libri, numerosi prodotti editoriali, vengono pubblicati senza che nessuno possa impedirlo, e nasce l'esigenza di creare dei filtri per far sì che l'utente sia in grado di trovare i contenuti ai quali è interessato. Effetti collaterali. Qua arriviamo un po' al succo, perché iniziamo a vedere il tipo di utilizzo che artisti e designer possono fare di queste piattaforme. Dunque, uno degli effetti collaterali probabilmente più forti ha a che fare con l'oggetto libro come artefatto, come commodity economica in un certo senso. Perché nella possibilità di stampare un libro, ottenere il codice ISBN, che è ciò che questo codice che permette al libro di essere, per così dire, una pubblicazione vera e propria, di essere, come dire, tracciato in tutte le librerie e biblioteche, ottenere questo codice gratuitamente fa sì che, come dire, sia difficile distinguere tra pubblicazioni serie e pubblicazioni semiserie. L'esempio che proverei a fare è quello dell'ambito accademico, ad esempio, in cui per giudicare il curriculum dell'aspirante docente molto spesso si guarda la lista delle pubblicazioni, no? E come si fa a giudicare quali pubblicazioni sono efficaci, sono state realmente distribuite? Fino ad alcuni anni fa si guardava giustamente al codice ISBN, in quanto era, ovviamente ce lo si poteva procacciare in autonomia, però era un processo molto più complesso. Adesso questo criterio di valutazione collassa. Ciò che vi mostro qui è un'opera d'arte di Fiona Banner, un'artista del Regno Unito, molto famosa, vincitrice del Turner Prize nel 2005, la quale si tatua un codice ISBN, come sulla schiena,
E l'aspetto interessante è che il codice di SBN è legato, è effettivamente collegato alla sua persona. Nel modulo che vedete a destra, lì ha dichiarato che quel codice di SBN è collegato, rappresenta, esprime la persona Fiona Bumber. E questo fa riflettere su un'altra caratteristica degli SBN, il fatto che può andare a segnalare, a essere collegato a un prodotto singolo, non necessariamente a qualcosa di prodotto in serie, no? Secondo effetto collaterale ha a che fare con il cosiddetto book spam. Immagino che sappiate tutti cos'è lo spam, no? Quello che ricevete nelle mail. Un fenomeno simile accade grazie o a causa del print on demand. Quello che vedete qui, questo testo che vedete qui, è la lamentela di un utente di Wikipedia sulla pagina relativa al print on demand, in cui dice, in cui sostiene che sia necessario specificare questo effetto collaterale. L'effetto collaterale funziona così, il book spam funziona così. Se abbiamo detto che un utente dire alcun denaro, alcuna somma in denaro, questa realtà non si limita solo a utenti, come dire, a esseri umani, bensì esseri umani possono produrre degli algoritmi, dei software che pubblicano, che producono questi libri e li pubblicano, li rendono disponibili in maniera automatica sulle piattaforme tipo Amazon. Questo Philip M. Parker, che è un professore di economia gestionale, è una sorta di guru di questo nuovo genere letterario. Infatti, come leggete qui, è autore di più di 200.000 titoli. Che tipo di titoli sono questi? Sono titoli in cui lui recupera dei contenuti effettivamente in pubblico dominio, come quelli di Wikipedia, che possono essere sfruttati a livello commerciale legalmente, senza incorrere in nessun tipo di copyright infringement, per dire. Gioca sul fatto di creare dei titoli estremamente di nicchia, su temi che una persona su un milione è interessata a leggere, magari il tesista che sta facendo una ricerca su una malattia rara, ma ora faccio questo esempio magari un po'. Un tesista che sta facendo una tesi là, un argomento molto specifico, e ci sono 10 libri sull'argomento, si imbatte in un libro prodotto algoritmicamente e decide di acquistarlo comunque per andare sul sicuro, per non rischiare di perdere del materiale utile alla tua ricerca. Questo è uno dei possibili esempi in cui Philip M. Parker riesce a guadagnare qualche soldo, perché anche nel momento in cui vende uno solo su questi 200.000 titoli prodotti senza alcun investimento, lui ci guadagna. Lo potete considerare immorale, non etico, è una questione aperta effettivamente. Molti wikipediani non sono contenti di questa pratica, per dire. Manuel Schmalstig è un artista e designer svizzero che si è interessato a questo fenomeno e ha fatto una ricerca dettagliata su alcune di queste case editrici, per così dire, che producono libri automatici. Come vedete in questo esempio, il titolo del libro di uno di questi libri che lui è riuscito a individuare è Neuroeconomia. Non so quanti possano essere interessati a questo tema. Oppure un altro tipo di trick per far avvocare i possibili acquirenti è di fare un libro su un autore in particolare, senza specificare che il libro è sull'autore e non dell'autore. Quindi magari faccio un libro sui racconti di Italo Calvino, prendendo tutte le pagine Wikipedia al riguardo, e l'utente, il lettore si aspetta di leggere effettivamente i racconti, invece si becca le descrizioni dei racconti o giù. Cosa ha fatto Manuel Schmalstig? Si è chiesto, ma nella mia università ci sono libri di questo genere? È possibile che qualcuno li abbia comprati così in maniera senza rifletterci troppo? Ne ha trovati alcuni. Allora, che ha fatto? Ha deciso di prendere questi libri e portarli come omaggio a Borges, perché è uno scrittore molto noto, in particolare per un racconto che si chiama La biblioteca di Babele, che molti conosceranno, immagino, in cui lo scrittore immagina questa biblioteca sterminata, non infinita, in cui è possibile sono conservati tutti i libri mai scritti e tutti i libri che mai saranno scritti, come attraverso la combinatoria, diciamo, una serie di permutazioni dell'alfabeto, dei numeri e dei caratteri tipografici. No, quindi in teoria riflette sulla
possibilità di esaurire le combinazioni delle lettere, perché le lettere si contano su non proprio su una mano, però è possibile, come dire, arrivare a calcolare con precisione un numero finito di testi possibili. E ciò che fanno questi autori di queste case editrici, per così dire, algoritmiche, è in qualche modo collegato a questo tipo di riflessione. Non è l'unico a fare questo tipo di notare questo tipo di relazione. Raffaele Alberto Ventura scrive un articolo che è anche citato nella pagina italiana di Wikipedia relativa al print on demand, che si intitola L'editore automatico, in cui fa riferimento a un altro teorema simile a quello della biblioteca di Babele, che è l'Infinite Monkey Theorem. Ed è espresso più o meno così: se un milione di scimmie in un milione di anni finiranno per riscrivere Shakespeare battendo sui tasti in maniera randomica, l'incontro tra un milione di platarchi e un milione di potenziali acquirenti finirà per generare profitto, no? Quindi questo teorema è ribaltato per riflettere sulla condizione economica, no, di questi testi. Alcune piattaforme principali, non vado nel dettaglio, molte sono state già citate, come Lulu, è quella utilizzata da Carlo per il suo progetto, Blurb, di cui abbiamo alcuni esempi. Ad esempio questo è stampato con Lulu, di Blurb purtroppo, molti di questi, questi quattro vedete che sono stampati con Lulu. Ve ne parlerò in seguito, ovviamente siete liberi di darci un'occhiata. Ma ciò su cui voglio attirare la vostra attenzione è il numero di titoli prodotti attraverso queste piattaforme, quindi fare leva sul fatto che effettivamente queste piattaforme hanno un impatto nel mercato editoriale. Quindi Lightning Source, ad esempio, che è una piattaforma collegata ad Amazon, dal 97 al 2008, quindi nell'arco di meno di 10 anni, ha prodotto 20 milioni di titoli presenti sullo store. Lulu, dal 2002 al 2009, di recarsi in loco con una copia, con un file digitale, con il PDF del libro che si vuole stampare, e produrlo nell'arco di, loro dicono 5 minuti, ma in realtà parliamo di 15 minuti, ad Amsterdam ce n'è una ad esempio, e fa molto macchinetta in quanto il libro viene fuori da questa feritoia, no? Potete immaginare, è un bel momento quando viene fuori. E rispetto alla prima macchina che vi ho mostrato, quella che ha dato origine a tutto questo mercato, a questa infrastruttura distributiva, l'Espresso Book Machine è molto più compatta, perché portare una macchina, come avete visto, questo tipo di forma, sarebbe stato più difficile da collocarla all'interno di biblioteche, di librerie. Relazioni con tecnologie precedenti. È un po' diverso con ciò che vi ho mostrato, ovvero le tecnologie che il print on demand in qualche modo incorpora, bensì con tecnologie che ha anticipato e si relaziona adesso dal punto di vista sia culturale che di scopo. Dunque, cito sempre Alessandro Ludovico, che sottolinea la relazione tra il print on demand e, come avete immaginato, con l'universo delle macchine fotocopiatrici, che non si sono limitate a fornire, diciamo, una distribuzione immediata, quasi istantanea dei contenuti attraverso la pratica, no, del fotocopiare, ma ha prodotto per così dire delle vere e proprie sottoculture, come quella delle delle zine punk, non solo punk, questo è un esempio, e potete vedere il tipo di impatto che ha avuto anche sul modo di farle, progettare a livello visivo. Qui vedete un insieme di materiali stampati presenti sulla pagina, ma allo stesso tempo materiali scritti a mano, quindi la fotocopiatrice ha favorito un approccio do it yourself, no? Proprio con forbici, carta e colla, proprio sulla macchina, no? Con le mani. Vorrei mostrarvi il primo spot pubblicitario in assoluto della Xerox, relativo alla sua macchina fotocopiatrice, perché dal mio punto di vista in qualche modo anticipa addirittura l'uso improprio della macchina. Quindi vediamolo e magari mi dite se siete d'accordo o meno.
Debbie, will you please go make a copy of this? Okay, Daddy. That's my secretary. Fast. Which is the original? I forget. You've just seen the Xerox 914 copier. It makes your first copy in less than a minute. Seven copies a minute after that. The 914 makes copies on ordinary paper automatically. For the name and number of your nearest Xerox office, look in your telephone book. Immagino che in un certo senso questi collettivi punk non facessero delle operazioni così diverse da quella che compie, diciamo, questa bambina. Ah, interessantissimo anche quello spot, vi consiglio quello con quella donna molto bella, bianco e nero, uno spot estremamente sessista. Anche questo. Bravo, giusto. Infatti, hai ragione, hai ragione. È vero, sì. Quindi la Xerox è sessista, oltre ad anticipare. Possiamo dedurre questo. Ora, entriamo un po' nel vero e proprio ambito di questo evento, che è quello dell'universo artistico, però in particolare un micro mondo, una sorta di nicchia che però molto prolifica, che è quella dei libri d'artista. E vorrei mostrarvi, anche attraverso aneddoti personali, qual è il tipo di percezione all'interno di questo universo. Dunque, mi sono imbattuto recentemente in questo concorso di libri d'artista. Ups. Ce ne sono numerosissimi, come potete immaginare, e nel regolamento libri come quelli che vedete riprodotti attraverso queste tecnologie erano vietati. Io non ho potuto evitare di scrivere loro, almeno per curiosità, per capire come giustificavano questa scelta. Non ho mai avuto risposta, però lo possiamo in un certo senso immaginare. Non sono libri che all'apparenza risultano pregiati, ma sono dei libri, come dire, che esprimono il loro essere prodotti in massa, pur essendo copie singole, però come vedete, proprio per essere delle copie uniche, hanno bisogno di rispondere a certi standard. E ora vorrei mostrarvi come si è evoluto il libro d'artista negli anni, come è diventato un libro d'artista moderno e come questo abbia, come ci sia una chiara linea di continuità con quello che è il print on demand. Per fare questo vi mostro il lavoro, un libro in particolare di Ed Ruscelli, pronuncia che ovviamente mi crea sempre problemi, però sì, si dice così a quanto pare. Dunque, i libri, Ed Ruscelli non è semplicemente un produttore di libri d'artista, è anche un pittore, un artista che lavora con il linguaggio, ma è diventato, come dire, i suoi libri sono diventati particolarmente emblematici perché hanno, così dire, rivoluzionato l'idea del libro prodotto da un artista. Probabilmente non è stato il primo, non è stato il pioniere di questo, però come dire, lui è il nome che emerge sempre quando si cita questo tipo di esperienze. Rispetto all'idea di libro d'artista precedente, il libro d'artista, no, la francese, che era un volume pregiato, costoso, magari, come diceva Carlo, con un'edizione di, che ne so, 10 copie, qualcosa del genere, i libri di Ed Ruscelli non hanno alcuna dichiarazione della tiratura, o quantomeno della tiratura sì, ma non dell'edizione. Parliamo di tirature di migliaia di copie, quindi è molto difficile venderli come pezzi d'arte. Infatti erano pensati per costare quanto un libro normale, proprio come diceva Carlo. Ovviamente il mercato, e questa è una parentesi, il mercato è sempre in grado di, almeno questo è ciò che pare, ma sempre in grado di riassorbire le spinte radicali degli artisti. Infatti ora le poche copie che sono disponibili di questi volumi
costano tantissimo, costano, per esempio questo libro qui l'ho trovato a $750, forse non è tantissimo per un C-mail, però comunque esula dallo spirito con cui questi libri sono emersi. Ma passando al contenuto, come vedete sono dei libri piuttosto anonimi, il cui contenuto, per esempio in questo particolare caso, parliamo di un libro che descrive opportunità di proprietà private in vendita, no? E ciò che troviamo all'interno sono delle noiosissime foto prese dalla strada di queste effettive proprietà in vendita nella West Coast. Molto spesso, no, frequentemente nei libri di Andrew Shea c'era un'ultima foto finale il cui contenuto non c'entrava nulla con le precedenti per destabilizzare un po'. Lo spirito di questa operazione aveva a che fare un po' con la cultura di massa, no? La pop art, eccetera. L'idea è che questi libri si dovessero infiltrarsi nelle librerie, nelle edicole normali. L'utente, il lettore, li sfoglia, a un certo punto si rende conto che c'è qualcosa che non va, che non risponde, che pur essendo simili, pur come dire, mimetizzandosi con l'editoria, con la fauna editoriale presente, al tempo stesso c'è qualcosa che non va, no? C'è qualcosa di diverso, di quasi stupido in questi libri, no? Di quasi, come dire, di quasi anonimo, no? E un esempio, un aneddoto che serve a dimostrare la riuscita, almeno per un breve periodo, di questo tentativo da parte di Andrew Shea e altri artisti come lui, è questo aneddoto in cui un bibliotecario viene incaricato di archiviare proprio quel libro che avete visto, Real Estate Opportunities, e decide, non rendendosi conto che si tratta di un libro d'artista, effettivamente lo cataloga all'interno della categoria Real Estate Business, propagando, no, per così dire, il record del libro, no, tracciando il libro e diffondendolo in tutte le biblioteche americane come un libro che parla di quello. E in questo breve aneddoto si vede il potenziale sovversivo dell'opera. Allora, come abbiamo detto, i libri in quinto dimensione, come li vedete, non sono poi così distanti, anche a livello di finitura, no? Questa copertina lucida molto un po' kitsch, un po' povera, sembrano libri quasi uso e getta, no? Vi invito infatti a vederli, vi invito a sfogliarli, e vedrete che, come dire, si distruggono anche facilmente. Ma quindi, come possiamo vedere, il libro in quinto dimensione risponde a questa logica. Al tempo stesso risponde anche alla volontà più profonda di alcuni di questi artisti. Quello che vedete qui è un libro, però allo stesso tempo è una mostra. Si tratta di una pietra miliare, una mostra curata da Seth Siegelow, includendo alcuni degli artisti che sono emersi oggi nella presentazione di domenica, ad esempio, come Solly Whipped, in cui Seth Siegelow chiede a questi artisti di considerare lo spazio della pagina, lo spazio del libro, non tanto come documentazione dell'opera che poi doveva, per così dire, avvenire nello spazio fisico, bensì come vero e proprio spazio dell'opera, dell'arte. Quindi il libro diventa la mostra stessa. Questo perché, almeno a livello, diciamo, chiaramente semplifico qui, questo per fare in modo che le opere di questi artisti sfuggissero al dominio del mercato dell'arte, delle gallerie, e al tempo stesso avessero un potenziale di circolazione molto più forte. In che modo il print on demand continua, porta avanti e radicalizza persino questa tradizione? Dunque, molti artisti che fanno uso di questa tecnologia non fanno niente affinché il libro non sia fruibile online. Potrebbero farlo perché le piattaforme lo permettono. Ad esempio, Andrea Schmidt, che ha prodotto circa 80 libri utilizzando la piattaforma Blur, quella fotografica di cui abbiamo mostrato il video, fa sì che tutti i suoi libri siano, la maggior parte di essi, per quanto mi è parso di vedere, siano completamente sfogliabili, fruibili in preview. Quindi, in un certo senso, la stampa diventa quasi secondaria, no?
E ricollegandoci sempre a questo scenario degli anni 60, in cui, anni 60 e 70, in cui l'arte si sposta dalla produzione dell'opera all'idea in un certo senso, forse questa è un po' tirata per i capelli, ma la provo, Lorenz Wiener rilascia questa dichiarazione di intenti su una rivista d'arte molto importante, e ciò che mi sembra collegato all'universo del print on demand è il terzo intento, ovvero che l'opera d'arte non ha necessità di essere realizzata. Dunque, se pensiamo al PDF, no, al libro in formato digitale, prima di essere stampato, con una sorta di notazione, con una sorta di descrizione dell'opera che fu il libro, esso risponde perfettamente a questa dinamica. Infine, un legame assolutamente diretto è quello di questa cooperativa di artisti che lavorano solo su libri d'artista, che è l'ABC, l'Artist Book Cooperative. Loro considerano il loro padre spirituale Ed Ruscha, per l'appunto, e in occasione del suo 75esimo compleanno producono una serie di libri, che vedete in questo bellissimo cofanetto, ispirati dal lavoro di Ed Ruscha. Molti di questi libri sono disponibili in print on demand, quindi possono essere acquistati o magari persino scaricati gratuitamente, senza dover acquistare l'intero pacchetto. Però prima di passare a, come dire, le esperienze contemporanee, è necessario, o quantomeno ci tengo a fare un salto nel passato, di almeno di tornare nuovamente negli anni 60, perché sempre là, in un certo senso, si va a finire, e parlare di un caso italiano. Dunque, quello che vedete qui è un diagramma di flusso, no, un flowchart, di un programma scritto, o quantomeno pensato, immaginato da Nanni Balestrini, scrittore, artista visivo, poeta italiano, in collaborazione con gli ingegneri dell'IBM nel 1961. Come diceva Domenico stamattina, dovete immaginare che un programma del genere girasse in un computer grande quanto questa stanza, quindi è molto diversa il dispiego di forza per produrre un'opera attraverso mezzi, lo era quantomeno, per produrre un'opera attraverso mezzi computazionali. Dunque, cosa produceva questo programma? Produceva una cosa che al giorno d'oggi, magari un esperimento che al giorno d'oggi magari può risultare anche banale, ovvero una poesia i cui versi, un poema i cui versi venivano rimescolati in maniera randomica, testi, versi che erano stati appropriati dalle fonti più disparate. Siamo in Italia nel 61, questa è un'opera che a livello internazionale ha avuto un grandissimo successo ed è probabilmente il primo poema algoritmico mai generato, se non il primo, uno dei primi, in quanto ha avuto la fortuna di essere inclusa in una delle mostre che probabilmente Domenico ha citato, che è una mostra canonica, che è Cybernetic Serendipity del 68, che ha messo un po' insieme tutte queste prime esperienze con mezzi cibernetici. Vediamo qui l'output proprio della macchina, no? Probabilmente non riuscite a leggerlo, vedete in fondo il titolo, ma sì, ciò che conta è che per la prima volta non esiste più una versione unica dell'opera, e come potete immaginare si sollevano domande che tuttora, alle quali tuttora è difficile dare risposta, ovvero chi è l'autore dell'opera, qual è l'originale, qual è la copia, no, questo tipo di domande che ci assillano quotidianamente relativamente ai mezzi digitali. Queste immagini sono tratte dall'Almanacco Bontiani, una pubblicazione del 61, appunto, che per la prima volta ha collegato le scienze umane alla letteratura, alla cibernetica in Italia, infatti è una pubblicazione meravigliosa. Nanni Balestrini non si ferma qui. Riflettendo su questa prima esperienza, decide di di spingersi oltre e progettare non un semplice poema che era facilmente stampabile in versioni differenti su magari diverse pubblicazioni di poesia dell'epoca,
bensì decide di produrre un vero e proprio romanzo, sempre con le stesse logiche algoritmiche, no? Mescolando testi preesistenti e cambiandoli lì dove necessario per rendere il testo, come dire, fruibile come unità letteraria. Purtroppo la tecnologia all'epoca, Tristano, questo romanzo è del 64, viene pubblicato dalla Feltrinelli nel 66, però purtroppo non c'era modo all'epoca di produrre copie uniche, e quindi viene scelta una delle possibili permutazioni del romanzo e viene pubblicato quello. È anche interessante vedere che tipo di scelte ci sono a livello di graphic design, no? Questo accenno alla ricorsività, no? Tipica dei computer, no? Guardare dei fenomeni in un senso, diciamo, come dire, di eterno ritorno quasi, no? di cicli, no? Di loop. E quindi nel 66 viene prodotta questa copia singola di tra le infinite o quasi possibili. Passano alcuni anni, siamo nel 2007, e Nanni Balestrini finalmente può produrre delle copie uniche grazie alla casa editrice dei Rivi al Prodi, e infatti vedete come la copia conserva il suo codice di unicità in copertina, e sotto c'è scritto giustamente romanzo unico, quindi ogni copia, di cui ce n'è una in giro, è unica, il cui testo è unico. Umberto Eco, che scrive l'introduzione al romanzo, l'aveva fatto già, credo, nel 66, non ne sono certo, cita direttamente la stampa digitale e il printing on demand come tecnologie chiave che permettono questo fenomeno. Quindi, paradossalmente, la storia, l'esigenza del print on demand nasce precedentemente alla tecnologia in Italia. Questa storia è sorprendente, almeno. Questo è quello che mi porta a credere alla mia ricerca, magari se siete in grado di smentirmi, fatelo pure, perché sarei curioso di vedere altri fenomeni paralleli. E un altro aspetto interessante, sempre per sottolineare questo ruolo dei servizi, delle infrastrutture come agenti culturali, è il fatto che è sponsorizzato esplicitamente dalla Xerox. Nell'ultima pagina ciò è dichiarato, e viene utilizzata proprio una di quelle macchine che vi ho mostrato all'inizio. Quindi probabilmente senza la volontà della Xerox, che sembra quasi, no, una nuova Olivetti, no? Che lavora con la cultura, no? Attivamente nella produzione di cultura, probabilmente un esperimento del genere non sarebbe stato possibile all'epoca. Questa è una versione del libro del 2014 in inglese, pubblicata da Verso Books, in cui vedete come lavorano dal punto di vista della copertina e del graphic design, giocando non solo sul numero che cambia, ma anche sulla tipografia che si muta in maniera generativa. E se non sbaglio, un aneddoto interessante è il fatto che hanno continuato la produzione del libro a partire dal codice che era stato, col quale si era conclusa l'edizione precedente, quella italiana. Un ulteriore esempio italiano, non siamo né più negli anni 60 né negli anni 90, ha a che fare con l'antilibro, ovvero un manifesto firmato da quattro personalità, diciamo, dell'intelligenza italiana: Pirella, editore, designer e scrittore, Sanguinetti, poeta, che faceva parte come Nanni Balestrini del gruppo 63. Quindi c'è una continuità diretta da queste sperimentazioni in Italia. Gildo Dorfles e Mario Pesco, Gildo Dorfles, famoso critico, no? Ancora in vita. Cos'è l'antilibro? Qual è la proposta? Questi quattro intellettuali si rendono conto che il libro come volume pregiato, edito dalla casa editrice prestigiosa, non risponde più alle dinamiche, alla condizione del testo nell'epoca attuale, nell'epoca dell'informazione, dello scambio di file digitali, e decidono di mescolare le possibilità tecniche do it yourself, alla portata del singolo, con le procedure standardizzate presenti nei vari copy shop. E quindi per lanciare questo primo manifesto dell'antilibro, che va contro il volume pregiato come oggetto pitch, stampano live con una di quelle stampanti Xerox, che di nuovo fornisce il supporto,
porto come sponsor, producono questo primo libretto, questo primo antilibro, che è di Edoardo Sanguinetti. E qui è interessante notare come proprio nella materialità, nella fisicità di questo artefatto, convergono sia le dinamiche standardizzate, no? le procedure standardizzate della Xerox, ma anche l'impronta manuale, che senza la quale non sarebbe stato possibile produrre questi artifici, diciamo, visivi e come dire, materiali del libro in copertina, no? Questi tagli, queste bustelle. Qualche anno dopo, Pirella scrive il manuale dell'antilibro, che è una sorta di tutorial di how to produrre il proprio antilibro rispondente alla realtà, no, del testo, in cui dedica una sezione specifica alle risorse on demand. Molto bello vedere, anche mi commuove vedere una sorta di elogio del floppy disk là a sinistra, invece ormai anche il CD-ROM, potente supporto digitale, leggibile da un raggio laser ai giorni contati, si passa al DVD, no? Eccetera, eccetera. Ecco come descrive Pirella l'antilibro, il neolibro. C'è una risposta, cioè c'è una reazione alle dinamiche di marketing, c'è un utilizzo consapevole sia di supporti standardizzati che di carte riciclate e di materiali recuperati. No? Quindi probabilmente uno degli unici casi, o dei pochi casi in cui mi sono battuto, che mette insieme queste due realtà, queste due attitudini verso la produzione dei libri. Ora passiamo finalmente a fenomeni contemporanei. Ovviamente il passo tra collegare, come dire, questa tecnologia a i contenuti fluidi del web è breve, no? La possibilità di cristallizzare, per così dire, contenuti destinati a scomparire negli stream, no? Di Facebook, di Twitter, eccetera, eccetera, ha un potenziale, un ruolo, può avere un certo valore a livello commerciale. Nel 2002 viene coniata questa parola, questo neologismo, che è BLOG, che mette insieme blog, la parola blog è un portmanteau tra blog e book. E questa parola, che ha anche un certo successo, in quanto è una delle candidate a diventare parola dell'anno, no? Come selfie quest'anno, per dire, quindi dovete immaginare che tipo di impatto avesse un'idea del genere. No, quindi un libro cartaceo basato sul contenuto di un blog. Questa parola nasce nel contesto di un concorso lanciato da Lulu, no? La piattaforma on demand, per produrre dei libri a partire da contenuti web. Quindi vedete che gli attori in gioco sono sempre presenti, in un certo senso. E dopo qualche anno la logica è più o meno questa, no? È un po' un mix di vanity press, nostalgia, l'idea di stampare la propria pagina Facebook in formato cartaceo, e anche una possibilità offerta anche tecnica da parte delle compagnie. Il primo però a mettere in pratica un'idea del genere non è un servizio o una compagnia, bensì un artista inglese, James Bridle, che nel 2009 stampa un libro cartaceo con 2 anni dei suoi tweet, su Twitter ovviamente. E il libro si chiama La mia vita in tweet. Qui, come dire, è consapevole del... non è convinto di questa operazione, se ne vergogna anche un po', però ha detto, beh, ci deve essere qualcuno che lo deve fare per primo. Mette le mani avanti, per così dire, no? E dopo qualche anno, e qui vediamo, no, il ruolo anticipatore degli artisti, una compagnia telefonica decide di promuoversi attraverso la produzione di un plugin per Facebook per far sì che sia possibile stampare il proprio profilo. Se abbiamo un minuto di tempo, vi mostro il tipo di immaginario con il quale viene venduta questa opzione, questa possibilità. Thank you.
Dunque, come abbiamo visto, c'è un artista che per la prima volta sperimenta con questa possibilità, seguito da una compagnia che lo usa come mero mezzo pubblicitario, e immancabilmente, dopo qualche anno, si contano numerosissime piattaforme che permettono di fare qualcosa di simile. Due di queste che vedete in questa schermata sono italiane, questa Tweetbook e questo Tweetghetto, che permette di produrre un poster in on demand basato sui propri tweet. Ora, finalmente passiamo alla rassegna di esperimenti contemporanei che lavorano con le specificità del print on demand. Dunque, il primo che ho scelto di inserire è una serie, non so se già definirla serie è difficile, perché magari ne sono state stampate solo poche copie, non lo so ancora, no? Da parte di questa casa editrice che si chiama Ether Press, che al momento è chiusa, non esiste, non è attiva, che permetteva nel 2011 di stampare un libro i cui contenuti erano basati sui tweet del movimento Occupy nelle ultime 24 ore. Quindi nel momento in cui io schiacciavo il libro per il pulsante per acquistare il libro, i tweet erano, come dire, raccolti live al momento e inseriti in questo documento che era stampato e mi veniva inviato. I fondi ottenuti tramite questa operazione erano devoluti al movimento Occupy nuovamente, quindi c'era questa sorta di circolo, era una forma di attivismo, per così dire. Non so quanto è riuscita, però. Black Book, che è qui. Allora, questo è un progetto di una... No, in quel caso sì, hanno deciso di limitarsi a quelle che tecnicamente non sarebbe difficile, come dire... Sarebbe legale. Com'è? Sarebbe legale. Certo, perché nel momento in cui io twitto qualcosa su Twitter, in un certo senso lo considero pubblico, non ho più diritti di questo, non posso fare causa, non so, uso purtroppo a volte, per fortuna, saprei dire. Direi per fortuna. Bene, questo è il Black Book, un progetto che, come dire, rischia di far collassare Lulu come piattaforma, in quanto è semplicemente un libro che utilizza il massimo numero di pagine, 820, tutte stampate in nero, quindi pesa un po'. L'idea che ha portato questo Jean Keller, artista francese, in realtà è uno pseudonimo e non mi vuole dire chi è in realtà, riflette sul fatto che l'inchiostro del toner è una delle sostanze più costose al mondo. Per farvi un esempio, costa di più in proporzione ovviamente dello Chanel numero 5. E quindi prova a immaginare una nuova forma di valore, una forma di valore diversa basata sul costo produttivo del libro. E quindi considera il fatto che un libro completamente bianco, un libro poco testo stampato, e un libro invece costa allo stesso prezzo di un libro completamente stampato in nero. Quindi da questo punto di vista, un libro completamente stampato in nero è il libro che ha più valore produttivo in termini quasi marxisti. Dear Lulu, un progetto che invece gioca con la specificità della piattaforma Lulu, si rivolge proprio in prima persona in copertina. Guarda, se fa girare, se siete interessati. Sì, si rivolge alla piattaforma in prima persona e, il risultato di un workshop di un designer che si chiama James Goggin presso un'università tedesca, in cui da designer, giustamente insieme ai suoi ai partecipanti al workshop, si chiede come risponde la nuova piattaforma a certi criteri tipici della produzione della produzione dei libri. Quindi, per farvi un esempio, testa una serie di pattern lineari per vedere come risponde la stampa a livello pratico, o pattern come questo, o colori, o tipografia, no? È una sorta di dummy book per testare la piattaforma, però allo stesso tempo si rivolge ad essa e gioca con essa.
Dopo questa edizione ne hanno fatte diverse per altre piattaforme, rivolgendosi sempre in prima persona, tipo Dear Blur, please try and change this line, cover, bla bla bla. E è stato un esperimento che ha avuto un notevole successo nell'ambito del graphic design, è uno dei pochi che è riuscito a, per così dire, far penetrare questa nuova tecnologia come elemento progettuale. The Book è un esperimento di un docente del Rhode Island School of Design, scuola molto famosa, che si chiama Benjamin Shakey. Lui utilizza PDA Press per riflettere sul significato del libro come oggetto e come simbolo. Quindi che fa? Utilizza PDA Press per raccogliere in un libro cartaceo tutti gli articoli su Wikipedia relativi all'oggetto libro, al libro. E ne vengono fuori due volumi in cui, paradossalmente, in copertina sul primo c'è un e-reader, quindi un lettore di libri digitali. Will Van Yessel, membro dell'ABC COP, inizia questo progetto che si chiama Everyday a New Photobook, un progetto, ovvero ogni giorno un nuovo photobook attraverso Blur. Un progetto che non sarebbe stato possibile senza la tecnologia print on demand. I libri sono tendenzialmente raccolte di immagini da Google, di cui credo non si preoccupi dei diritti, eccetera. E, come dire, ironicamente il suo collettivo stila una lista dei peggiori photobook del 2013, e ovviamente Will Myers ne fa parte, e loro giungono persino a esclamare che il print on demand per progetti del genere non dovrebbe persino esistere, ovviamente ironico in quanto lui ne fa parte. Un altro progetto che trovo molto interessante, al di là del print on demand, è questo post-fordism and its discontent. Ciò che mi trovo interessante è la scelta a livello di design, la volontà di evidenziare i meccanismi produttivi, distributivi ed economici del libro nella copertina, utilizzarli come strumenti, come dispositivi visivi, visuali. E esistono varie edizioni del libro, e in ogni edizione è segnalata la piattaforma di produzione, il prezzo e la tiratura. Come vedete, questa è stampata su Lulu, infatti è la crocetta. Quella che vedete lì è distribuita digitalmente attraverso ARC.org, che è una piattaforma pseudo-illegale per distribuire libri, sfruttata specialmente da accademici e studiosi di ogni sorta, tendenzialmente media e filosofia. Variable format, anche lui è qui, quantomeno una delle istanze del progetto, è stato realizzato, è nato in occasione della chiusura di una libreria, di una biblioteca all'interno della St. Martin School di Londra. Una serie di designer, di editori, persino di studenti si sono riuniti e hanno riflettuto su come poter salvare, no, le sorti di questa libreria. Alla fine non ce l'hanno fatta, però negli ultimi giorni in cui questa biblioteca era pubblicamente accessibile, loro raccolgono alcuni materiali e producono questo libro, anzi questi libri e newspaper distribuiti su tutte le su una serie di piattaforme molto, molto grandi, cioè una notevole serie di piattaforme. L'idea a livello progettuale è che, come vedete qui, non è semplicissimo da spiegare, il formato più grande rispetto agli altri contiene tutto ciò che poi nei formati più piccoli viene tagliato. Quindi, come dire, questa parte qui effettivamente corrisponde a questa parte qui del libro. E quindi utilizzano, per così dire, ovviamente poi non è praticamente così, però un singolo file che si declina in vari formati. E in questo senso emerge, no, il valore del file come prodotto meglio. Mamma mia. Ok, scusate, forse non dovevo usare questa espressione. Okay. Andrea Schmidt, che abbiamo già citato prima, fa un libro in omaggio a Blur in cui inserisce il logo che viene inserito in automatico su ogni pagina del libro. Lui viene intervistato persino dalla piattaforma, lo chiamano e gli dicono: ma come mai pubblichi tutto da noi, no? E si instaura un dialogo con la piattaforma, quindi di nuovo vediamo un ruolo culturale delle piattaforme produttive.
Piattaforme artistiche, vado molto velocemente, questo è più a livello di riferimenti, così magari se siete interessati potete seguirlo, potete cercarlo, ovviamente rilascio la presentazione online, quindi, però l'ABC Cop di cui abbiamo parlato, e su questa vorrei andare un po' più nel dettaglio, perché si tratta di questa serie di artisti sparsi per il mondo che lavora molto col print on demand, come dire, hanno una forte consapevolezza del potenziale distributivo della tecnologia. Questa che vedete, questa immagine, è una mappa che rappresenta, scusate se leggo, però è più facile, che rappresenta la trasmissione virale in internet di un libro prodotto da uno degli artisti. E loro rilasciano queste, non so se sia vera o un fake, però l'idea di fare leva su questa, sul potenziale virale è uno dei primi intenti di questi artisti. Rilasciano una dichiarazione in cui dicono che sostengono che loro sono tra i pochi che prendono seriamente il print on demand. Perché? Perché esiste al di fuori, ovviamente questo non è mai vero perché non si può così facilmente esistere al di fuori delle strutture di potere degli editori e dei distributori, però questo è l'intento, è un intento che tende a democratizzare, a rendere accessibile un dato contenuto al maggior numero di persone possibili. Paul Solelis, membro della BC Coop, compie un atto archivistico di progetti web to print, per così dire, progetti in cui contenuti digitali, contenuti online vengono cristallizzati, come dire, vengono cristallizzati in prodotti editoriali. Molti di questi progetti sono in print on demand. Infatti lui dichiara che in pochi click tutto il suo archivio collezionato, raccolto in anni di ricerca, potrebbe essere riprodotto alla portata di tutti, e lui potrebbe venderlo e ricomprarlo, no? Quindi c'è questo potenziale anche di riproduzione di singoli archivi, e quindi è l'idea curatoriale che in un certo senso passa. Questo è un progetto recente, è una sorta di espresso book machine montabile in loco. Qui siamo a Milano, quello al centro è Bruce Sterling, è una chicca, ovvero una sorta di guru del mondo tecnologico, scrive su Wired, non a caso, ed era incuriosito dalla macchina, non fa parte del progetto, in cui una macchina è in grado di stampare delle pubblicazioni utilizzando, collezionando tweet e foto di Instagram basate su una specifica posizione geografica e dei tweet, sempre geolocalizzati. Questa macchina per ora è stata utilizzata in fiere ed eventi, per esempio l'anno è stata portata ad Art Basel, a Basilea. Due piattaforme di cui non vi dico molto, sono piattaforme online che sfruttano il print on demand, una si chiama Gauss PDF e come vedete dal nome gioca tanto sull'idea di distribuire gratuitamente il contenuto, infatti solo pochi dei testi sono stampabili in print on demand direttamente, e l'altra molto simile, Trollthread, il tipo di libri che distribuiscono, questo è un buon esempio, Angela Genusa, Spam Bibliography, è praticamente un testo in cui lei raccoglie tutto il suo spam, quello ricevuto nella sua casella di posta, e lo riorganizza come se fosse una bibliografia accademica di un paper o di una tesi di laurea, e qui riflette sulle convenzioni dell'oggetto libro e allo stesso tempo sui contenuti digitali, sulla autorialità condivisa, no? Ci sono una serie di temi che si vanno a scontrare in un singolo oggetto. Grayscale Press è la piattaforma di Manuel Schmalstig, quel ragazzo che ha omaggiato Borges all'inizio, e Trauma Vien ve l'ho uscito perché a un certo punto loro producevano questa sorta di libri algoritmici, lo fanno ancora, però delusi dalle vendite sono passati a un altro tipo di produzione on demand, ovvero quella dei case per i telefoni, no? Quelli che si mettono qui e distribuiscono letteratura attraverso questo dispositivo estremamente commerciale. No, loro, come dire, sono probabilmente l'avanguardia più radicale del...
Loro facevano libri, producevano libri in print on demand, le vendite bassissime, quindi hanno deciso di fare i case del cellulare, no? Quelli per proteggere il cellulare dalla caduta, con dei testi, quindi la considerano poesia, se letteratura. Ma se no, sì, sono di meno. Sì, perché infatti una questione chiave è che ora ho parlato della stampa on demand limitata ai libri, però la stampa on demand si può applicare a praticamente qualsiasi cosa, magliette, molti sì, producono magliette, gadget di ogni tipo. L'ultimissima parte, print on demand come influenza, ovvero alcuni progetti che non utilizzano il print on demand direttamente, ma in un certo senso ne sono influenzati o influenzano artisti che ne fanno uso. Dunque, Anonymous Press è una piattaforma online in cui che si prende un po' gioco delle zine autoprodotte, il cui mercato è ancora molto, molto attivo, no? Se andate nelle varie fiere di editoria indipendente ne trovate a fiocchi. E quindi che cosa fa? Mescola la produzione algoritmica di contenuto, infatti praticamente ci si reca sul suo sito, su questo sito che si chiama Anonymous Press, si sceglie semplicemente una query di ricerca, una parola, una chiave di ricerca, no? E automaticamente viene generato un libro di questo genere, in cui le prime immagini di Google vengono riorganizzate con un layout anche un po', come dire, quasi a casaccio. Si pagano $2 per ottenere poi la versione paradossalmente costruita a mano, spillata a mano, e in questo senso si prende gioco della manualità, no, di queste operazioni. In un certo senso pone la domanda: ma perché nel 2014 dobbiamo fare delle zine manuali quando abbiamo questa tecnologia, no, che permette di produrle in maniera automatica? E quindi sì, questo è uno degli esempi. Travis Schaeffer produce un libro on demand che però è manuale, in cui riceve la chiamata e si mette a produrlo, ed è quasi artigianale il suo processo. Infatti, come vedete, c'è scritto printed on demand per uno specifico cliente, quindi è una sorta di social DRM che non vi sto a spiegare, però è una sorta di sì, vabbè, ve lo spiego. Una sorta di firma che c'è nei libri digitali acquistati da alcune piattaforme, che qui parlo di libri di ebook, no? Ad esempio dalla Feltrinelli da IBS, c'è magari questo sistema per timbrare il nome dell'acquirente all'interno del libro, quindi c'è probabilmente un collegamento, forse no, ma forse semplicemente un omaggio all'acquirente da parte di questo artista, che lo stampa, cioè anzi che lo produce a mano. Lo stampa, infatti printed è un po' una definizione strana in questo caso. The Human Printer ribalta la questione e attraverso il sistema CMYK, la stampa in quadricromia, produce delle stampe, però in maniera, attraverso questa banale tecnica del puntinismo, no? In cui si invia un file digitale e questi ragazzi, questi esseri umani, compiono un atto assolutamente meccanico, no? Di produrre questi puntini per ottenere questo effetto, che è molto riuscito e probabilmente sono anche stampe molto, molto costose. Infine, l'ultimo esperimento di cui vi parlo, come siedo, è di Kenneth Goldsmith. Lui è una sorta di guru in questo settore di questi libri in cui ci si appropria di contenuti trovati in rete. Lui infatti ha scritto un testo che consiglio a tutti, che si chiama Creative Writing, credo sia del 2011. A un certo punto decide di creare un'installazione partecipativa in cui chiede a chiunque di mandare un pezzo di internet che gli sta a cuore, stampato su carta, e inviarlo via posta in questa galleria in Messico, New Mexico. Domenico, correggi. Messico. E questo è il risultato, no? Come vedete ci sono, no, i tipici meme di internet, tipo questo, no? Un po' ne hanno inseriti nella presentazione, ma anche contenuti pornografia, o qualsiasi cosa, no? Ora concludo
raccontandovi perché non considero questa operazione una pura bizzarria artistica, e vi racconto la seconda edizione di questa di questa installazione, che si è tenuta poco tempo fa in Germania o in Austria, in cui invece di chiedere a utenti, a persone qualsiasi, di stampare qualcosa e inviarlo lì, si sono collegati al database, si è collegato al database di JSTOR, che è uno di questi siti che come dire, detengono i diritti sui paper accademici, ai quali è difficile accedere, o quantomeno i costi sono altissimi, se non si ha un'affiliazione accademica. Questo significa che se io, che ne so, mi interesso di nuovamente una malattia rara, però non ho alcuna, non ho alcun contratto con un'università, non sono più uno studente, non posso avere accesso magari alle informazioni di prima mano, no? Allora lui decide di stampare tutto questo materiale per dare un po' la quantità, come gesto chiaramente simbolico, di che cosa significa, no? Negare l'accesso a della conoscenza prodotta magari anche con fondi pubblici, no? E facendo questa operazione omaggia il lavoro di un ragazzo di cui probabilmente avete sentito parlare, si chiamava Aaron Schwartz, il quale compie un'operazione simile, ovvero si collega il suo hard disk con un algoritmo ai computer, ai server dell'MIT di Boston, e lascia andare il programma per scaricare in maniera massiccia questi documenti. Che cosa succede? Che viene filmato, gli si prospettano anni e anni di prigione. Un ragazzo, parliamo di un ragazzo di 26 anni, credo che abbia avesse 2 anni meno di me, lui è terrorizzato, quantomeno questa è una delle ragioni per le quali si toglie la vita. E quindi l'operazione di Kenneth Goldsmith, pur sembrando apparentemente una tipica sboronata artistica, ha una solida base di contenuto, a mio parere, appunto. E concludo così.